Se c'è qualcosa che non riesco ancora a digerire, ho un pelo su stomaco qua, è che viviamo in un'era in cui tutti quanti vogliono essere qualcuno meno che essere se stessi. Per non parlare poi della street photography, dove tutti quanti vogliono essere Duhano, Bresson, Webb, Kudelka, e nessuno che vuole semplicemente essere Tullio, Nicoletta, Nicole, Emanuele, oppure ancora Rocco. Ma io mi sono scocciato. E allora fanculo alla paura di sembrare dei pazzi, visionari, strambi o peggio ancora sfigati. Non esiste una regola per essere se stessi. Nel mondo della street, poi, nessuno conosce le regole e gli street photographer, quelli veri, le regole, se le scrivono da soli. Essere artisti della propria vita e non vergognarsi delle proprie diversità secondando le proprie emozioni ti porta a vivere in maniera completamente diversa da chi ha scelto di non esserlo. Ti porta a sacrificare domeniche, compleanni, cene con gli amici e vacanze tradizionali. Ti porta a spendere quei 4 spicci che avresti potuto spendere per gli occhiali da sole griffati, per l'abbonamento della squadra del cuore o alle notti brave in discoteca. Per scoprire alla fine che cosa? Che le regole davvero giuste, le uniche regole che vale davvero la pena di seguire, sono quelle che impariamo dall'esperienza. E non possiamo fare esperienza senza poter commettere degli errori. E non potremmo commettere errori senza la libertà, che è la libertà di sbagliare e di fallire. I miti che tutti quanti noi fotografi vorremmo essere non si sono mai chiesti quali fotografie avrebbero dovuto scattare per diventare dei miti. Loro fotografavano e basta, rispondendo soltanto alla loro esigenza personale. Ma quindi da soli non si va da nessuna parte. Quante volte ci è capitato di fermarci a pensare se siamo nel posto giusto nella vita oppure se stiamo facendo la cosa giusta? E tutte le volte ci siamo ritrovati a fare finta di niente, evitando perciò di fare qualunque cosa. E siamo rimasti in stallo, continuando a subire tutto quello che ci circonda, piuttosto che provare a cambiarlo. La colpa, per cui non facciamo niente, è la cosa più complicata in cui ci sfidiamo tutti i giorni è il sudoku, La colpa è della nostra mente iperanalitica che ci dice di calcolare rischi e benefici, mentre invece nella realtà pensa soltanto per non farci fare le cose che non conosciamo. È da quando nasciamo che tutto quanto è in continuo cambiamento. Cambia la nostra età, cambia il nostro modo di reagire, ci crescono i peli dappertutto mentre li perdiamo in testa, ti vengono le rughe, contiamo gli acciacchi, poi cambiano ancora le macchine fotografiche, cambiano gli algoritmi di Instagram, cambiano le mode, la vita è in continuo cambiamento. Quello che possiamo fare però è direzionare questo cambiamento. L'azione
è nemica del pensiero, perché ci hanno insegnato fin da piccolini che per avere una direzione serve un obiettivo. E invece io vi confesso che ho deciso di fare qualcosa per trovare l'obiettivo. Il primo passo è stato fondare F4.0. Adesso, invece, è nata lei. Ci ho messo un po' perché a cucire a mano non è proprio tra le mie abilità primarie e perciò mi sono dovuto affidare a lei. Ma adesso sono qua. Benvenuti e bentornati amici effenauti, immaginatevi un luogo dove la vostra arte viene celebrata, un luogo dove ogni scatto cattura non soltanto un momento, ma cattura la vostra stessa essenza. Perciò mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale, perché stavolta non lo sono proprio meritato. Che la tromba squilli, i tamburi rullino, perché vi presento la fanzine di F4.0. Questa fanzine nasce dal cuore della nostra community, è un posto che è fatto di creatività ma anche di passione. È un viaggio in prima classe attraverso le arterie del mondo, che è raccontato attraverso l'obiettivo di ciascuno di voi, che siete i pionieri di F4.0. Ogni pagina di questa fanzine è una testimonianza per l'amore per l'arte, della dedizione e dell'impegno che ognuno di voi, fotografo, mette nel suo lavoro. Il lancio di questa fanzine è una cosa che mi riempie il petto, mi fa sentire felice. È il frutto sicuramente di mesi di lavoro, di idee condivise con voi e di visioni che si sono unite per creare qualcosa di unico, qualcosa che rappresenta il cuore e l'animo stesso della nostra community. È semplicemente un posto dove nessuno vuole fare il sapientone. La nostra fanzine non è soltanto un insieme di immagini messe lì a cazzo, ma è una storia, è la nostra storia. È una storia fatta di scoperta, di connessione, ma anche di ispirazione. È la celebrazione della fotografia di strada e dei fotografi che dedicano la loro vita a catturare la bellezza nel quotidiano e che hanno scelto di essere se stessi e non qualcun altro. Ecco perché vi invito tutti quanti ad immergervi in questa esperienza, per lasciarvi ispirare dalle opere d'arte che trovate nelle sue pagine. La fanzine della community F4.0 è qui per ognuno di voi. È il vero palcoscenico per il vostro talento, è il punto di incontro per condividere la vostra passione e il veicolo per esprimere la vostra visione del mondo. Benvenuti perciò in questo nostro nuovo viaggio. Però adesso rilassiamoci un attimo e rispondiamo alla prima domanda, che lo so viene spontanea: ma perché una fanzine? Ecco, la risposta è nel concetto stesso della nostra community, nel motivo per cui l'ho creata e nel motivo per cui voi state facendo diventare F4 una realtà sempre più grande, ma soprattutto sempre più di qualità. In un mondo sempre più digitale, dove le interazioni si svolgono principalmente online, la fanzine rappresenta ovviamente un ritorno alle origini, dove le opere d'arte erano tangibili. E la nostra fanzine è un giornale di carta, si può toccare, si sfoglia, si annusa. La fanzine è un tributo alla fotografia di strada, è un modo per trasformare i vostri scatti in qualcosa di straordinario, è un modo per celebrare il vostro talento e vi offre una piattaforma dove le vostre foto possono finalmente brillare. E ovviamente è gratis, come questo canale, come tutto quello che vi propongo. La fanzine è un termine che deriva dalla fusione delle parole inglesi fan e magazine. È una rivista indipendente realizzata da appassionati di un particolare argomento che solitamente fanno parte di una nicchia, proprio come la nostra. Le fanzine sono autoprodotte e hanno delle tirature molto limitate e si stacca dalle pubblicazioni commerciali mainstream. Le fanzine rappresentano un modo per gli autori di avere il controllo completo sui contenuti e sull'estetica delle loro pubblicazioni. Quindi sono lontane dalle restrizioni imposte dai media tradizionali e permettono perciò la diffusione di idee, ma anche per esempio di musica, che è tutto controcorrente. Ecco perché adesso le fanzine continuano a prosperare nella musica, nell'arte, nella letteratura, tra i fumetti, e noi la facciamo prosperare nella street photography. L'avvento di internet ha sicuramente cambiato il modo di proporsi, ma le fanzine rimangono però un mezzo importante per l'espressione creativa. E con la nostra fanzine non dobbiamo rispondere perciò a nessuna delle regole che sono imposte dalle grandi pagine Instagram oppure dalle agenzie di promozioni.
Ma la nostra fanzine, questa qua, io me la guardo perché è veramente stupenda, non è soltanto un'esposizione di fotografie, è un legame che ci unisce, è un dialogo aperto tra di noi, una conversazione continua tra artisti, tra appassionati o anche semplici curiosi. È un modo per condividere idee, per ispirarsi a vicenda e crescere sia come artisti, ma anche come persone. All'interno ci saranno interviste a tutti quanti voi, ci saranno monografie e tutto il cazzo che ci piace, perché è nostra la fanzine e tutto quello che è nostro per noi è importante. Tutto qua. La fanzine di F4.0 racconta chi siamo, da dove veniamo e soprattutto dove vogliamo andare. È un riflettore sul nostro percorso, è una bussola che ci guida mentre esploriamo il mondo della street photography. Qui dentro, in ogni pagina, in ogni immagine, in ogni parola, questa nostra fanzine celebra l'unicità di ciascuno di voi e la bellezza della nostra diversità. È anche un promemoria del fatto che, nonostante le distanze che ci separano, siamo tutti quanti connessi attraverso la nostra passione per la fotografia. In definitiva, la fanzine non è soltanto un prodotto della community di F4.0, questa fanzine è la community F4, è la nostra voce, il nostro cuore, la nostra anima, è il simbolo del nostro amore per la street photography e del nostro impegno a supportare e ispirarci l'uno con l'altro. E con ogni nuova edizione, che sarà mensile, speriamo di portare questa passione sempre a più persone possibili, perciò dovete condividere, condividere e ancora condividere. Ma la nostra fanzine è anche il modo per unire i membri della nostra community, perché ogni edizione sarà un viaggio collettivo attraverso l'arte della fotografia di strada. È un'opportunità per condividere le nostre esperienze, per imparare l'uno dall'altro e per crescere tutti insieme. Questa fanzine rappresenta il nostro desiderio di connessione e di condivisione. È un invito proprio ad avvicinarci, a partecipare, a diventare parte di qualcosa di più grande. La nostra fanzine ci permetterà di costruire una rete di fotografi, di appassionati, di collezionisti, ci permetterà di condividere idee, tecniche e anche luoghi dove andare a scattare, ci permetterà di stimolare discussioni sulle tendenze, sui problemi del genere della street photography che affliggono la street photography. In ogni pagina le immagini ci parlano, raccontano storie, evocano emozioni e ci ricordano che non siamo soli nel nostro viaggio. La fanzine ci ricorda che facciamo parte di F4, di una community, e un legame che va oltre le distanze e ci rende sicuramente più grandi e più forti. E per finire, la fanzine è anche un modo per promuovere i fotografi di strada, è una vetrina per il talento, è un palcoscenico dove i fotografi possono risaltare ed essere conosciuti di più. Attraverso infatti questa fanzine i nostri membri hanno l'opportunità di mostrare il loro lavoro ad un pubblico che sarà sempre più ampio e di farsi conoscere e finalmente di farsi apprezzare. Ogni fotografo, io lo dico sempre, ha una voce unica, un modo unico di vedere il mondo. La fanzine è il luogo dove queste voci possono essere finalmente ascoltate e uscire perciò dall'anonimato. Promuovere i fotografi di strada significa anche incoraggiare una crescita artistica, significa creare un ambiente in cui l'ispirazione può fiorire, dove le idee possono essere condivise e dove l'arte, ovviamente, è libera. La nostra fanzine sarà capace di celebrare l'arte della street photography, evitando di cadere nella banalità, perché sarà un giornale di cultura, e scusatemi la presunzione, ma questo perché ogni fotografo di strada ha una sua visione, un suo stile, un suo modo di percepire, un suo modo di interpretare il mondo. E questa diversità di punti di vista contribuisce proprio a formare un panorama artistico che è molto variegato e a sua volta influenzerà ed ispirerà altri artisti. Ecco perché avrà il suo impatto culturale. E questo è il motivo per cui tutti quanti voi, nessuno escluso, è importante in F4 e in questa fanzine. Serve la voce e il punto di vista di tutti voi. Non dovete essere timidi. La fanzine della community F4.0 è un sogno che per me diventa realtà. È un tributo alla street photography, ma è anche un tributo alla passione di ognuno di voi, che ognuno di noi nutre per la street. Ogni pagina di questo giornale è un invito alla scoperta, è un'opportunità per vedere il mondo attraverso gli occhi di qualcun altro, è un promemoria per la bellezza che ci circonda, è una celebrazione della nostra capacità di catturare e condividere proprio quella bellezza, ma soprattutto è un'espressione della nostra community. È
il riflesso di chi siamo, della nostra passione, del nostro impegno, della nostra arte, della nostra creatività, del nostro modo di essere. È il simbolo della forza che troviamo nell'essere uniti, del potere che deriva proprio dal condividere la nostra arte e tutte quante le nostre storie. E adesso però concludo, che lo so sono andato lungo, e dicendovi che la fanzine non è soltanto per voi, la fanzine siamo noi. E mentre guardo avanti verso il futuro della nostra community e di questa fanzine, non vedo l'ora di vedere tutte quante le vostre altre meravigliose foto. Vi lascio adesso sotto in descrizione, nel primo commento, i riferimenti per partecipare, perché sì, ognuno di voi può farne parte attivamente. E gradirei che foste sempre di più. Ciao, alla prossima!